Raccontiamo il 2018 del ciclismo abruzzese e per raccontarlo partiamo da gennaio, da quando è nata la Vini Fantini, la Nippo Vini Fantini Europa Vini con l'ingresso di Gabriele Marchesani. Subito però una delusione, la mancata wild card del Giro d'Italia. Nel 2018 arriveranno tra i successi uno prestigioso, quello a Peccioli con Lobato, e poi è stato il grande anno del Giro d'Italia, il Giro d'Italia sempre in Abruzzo con la tappa fantastica di Campo Imperatore, il quasi successo dell'amico Giulio Ciccone che è qui al mio fianco, la partenza da Penne, il passaggio a Rigopiano e poi tante altre emozioni, ma la più bella, permettetemelo di dire, arriva alla fine quando Giulio Ciccone ufficializza il passaggio alla Trek Segafredo. Ciao Giulio, buonasera, grazie per aver accettato di raccontare con noi il 2018 del ciclismo abruzzese. Partiamo dalla fine, da quando hai deciso di andare nel ciclismo che conta, ovvero nella Pro Tour. Sì, buonasera a tutti. Diciamo che quest'anno è stato un anno importante, un anno particolare perché ha segnato, diciamo, il mio passaggio appunto nel World Tour con la Trek Segafredo, quindi è stato un anno particolare, un anno ricco di emozioni e adesso diciamo si chiude questo capitolo e speriamo che il nuovo capitolo sia ancora più importante e ricco di successi. Con una delle squadre più importanti del mondo, con Ricci Porte, Bocche Mollema, John Degenkolb, tante grandi stelle del ciclismo, ma io partirei, Giulio, nel raccontare il tuo 2018 e non possiamo non partire dal grande Giro del Trentino Tour of the Alps che hai fatto andando spesso all'attacco, arrivando sempre con i primi, e i primi erano Chris Froome e Thibaut Pinot. Ma il 2018 quest'anno è iniziato subito con il piede giusto, già dall'inverno non ho avuto intoppi durante la preparazione, sono riuscito a fare un inverno perfetto e sono arrivato alle prime gare con una forma direi già ottima e diciamo ho raccolto subito i risultati che mi ero prefissato già a partire dal Coppi e Bartali, poi andando al Tour of Alps in Trentino che era diciamo l'obiettivo, uno degli obiettivi più importanti prima del Giro d'Italia, e lì ho avuto la conferma che ero tornato competitivo si può dire anche a livello mondiale, perché comunque sia al Tour of Alps si parlava di corridori molto, molto importanti. E niente, lì sono riuscito ad ottenere i risultati che mi ero prefissato e con le gambe giuste e la testa giusta speravo in un giro d'Italia importante. Che tra un po' lo raccontiamo, Giulio, il giro. Voglio prima raccontare però la prima tappa del Tour of Alps, quando sei partito sulla penultima salita e dietro sostanzialmente tiravano tutte le squadre World Tour, la Sky, la France DG, ma non guadagnavano nulla, eri solo contro di loro. Sì, appunto, diciamo che il Trentino è stato un po', diciamo, la conferma di tutto il lavoro che avevo fatto e per me è stata anche una grandissima soddisfazione perché arrivavo praticamente tutti i giorni in tappe durissime insieme a grandi campioni come Froome, Pinot, Pozzovivo e diciamo tutti i grandi campioni che poi al Giro d'Italia si sono dimostrati gli uomini di classifica. E io ero lì, quindi per me diciamo era la conferma di essere tornato ad un ottimo livello. Il 2018 tuo è stato il 2018 della prestigiosa vittoria al Giro dell'Appennino, una fuga 3 vinta abbastanza agevolmente. Sì, l'Appennino appunto era la prima gara in Italia di rientro subito dopo il Tour of Alps, era addirittura il giorno seguente l'ultima tappa. Quindi diciamo arrivavo con una condizione ottima e però non era facile vincere perché ero il favorito a detta di tutti e si sa che quando sei il favorito vincere da favorito è ancora più difficile. Però è andato tutto bene, quindi anche lì è stata una bellissima giornata. Giro d'Italia, mio giudizio Giulio, Giro d'Italia da protagonista, il tuo. Ricordo la tappa dell'Etna, ma soprattutto voglio ricordare la tappa di Campo Imperatore, quando hai acceso il tuo Abruzzo. Vai, 30 secondi per quel chilometro e mezzo finale. Ma diciamo che io ho sempre vissuto il ciclismo con delle emozioni, ho sempre seguito il ciclismo in TV e da tifoso diciamo che ho vissuto tante emozioni appunto con scatti del genere, con grandi azioni, quindi in quel momento forse ho ragionato un po' d'impulso e ho sbagliato tatticamente, però nella mia testa era scattato quel qualcosa che dovevo accendere appunto la mia regione, volevo rischiare di vincere e per farlo ho perso, però dai, è stata una grandissima emozione, no?
Sei andato molto forte anche nel finale del giro, peccato che è uscito di classifica Simon Yates e quindi Nieve nell'ultima tappa di montagna ha avuto via libera, altrimenti poteva essere anche quella la tua tappa. Poi un bel secondo posto dietro Sosa nella nuova corsa di Moreno Argentin, l'Adriatic Race. Sì, il finale del giro è stato ottimo, direi, ma tutto il giro, diciamo, sono sempre stato competitivo sulle grandi montagne, però appunto è mancata un po' quella fortuna, perché al giro ci vuole anche tanta fortuna, dipende tanto dal modo di correre, le tappe. Purtroppo quest'anno è stato un giro particolare, un giro che non si verificava da tantissimo tempo, uno dei giri più veloci negli ultimi 20 anni, mi sembra, quindi diciamo che è mancato un po' di fortuna, però per il resto non mancava niente, sono arrivati tanti piazzamenti, non è arrivata la vittoria, però diciamo che è stato un ottimo giro. Poi il finale di stagione, qualche delusione per te c'è stata, però a mio giudizio subito mitigata dalla chiamata di una Pro Tour, ovvero la Trek. L'Abruzzo è stato rappresentato da Dario Cataldo, che salutiamo, Astana Pro Team, sempre ad alti livelli Dario. Peccato che Dario non vive qui in Abruzzo, quindi non riusciamo ad intervistarlo, anzi tra un po' anche il buon Giulio lascerà, perché essendo Pro Tour andrà in giro per il mondo. Passata la delusione per il mondiale che non hai fatto, Giulio? Ma più che delusione direi che è stata un po' una falsa illusione, nel senso che per come era andata la mia stagione fino a giugno avevo grandi possibilità, anche parlando con Cassani sembrava quasi tutto abbastanza semplice. Poi nel ciclismo purtroppo funziona così, basta un piccolo intoppo, un qualcosa che non va e da un momento all'altro salta tutto. Quindi appunto io dopo il campionato italiano sono stato male, ho avuto addirittura una pertosse che mi ha praticamente stoppato per tantissimo tempo, ho fatto più di un mese di antibiotici, quindi è stato un periodo un po' buio dell'anno. E quando sono rientrato a un buon livello, ero abbastanza competitivo, anche nelle classiche in Italia a fine stagione ero sempre abbastanza competitivo, ero sempre davanti con i migliori, quindi non è che mi mancava qualcosa, però diciamo che a livello di garanzie e di sicurezza non era abbastanza per fare un mondiale, quindi diciamo che giustamente mi hanno tagliato fuori. Tokyo non è poi così lontano. Ma Tokyo diciamo che adesso può essere un piccolo obiettivo a lungo termine, però direi che è un grande obiettivo. Giulio, noi siamo arrivati al termine di questo piccolo racconto, ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Prima del brindisi però ti senti di dare appuntamento ai tanti tifosi abruzzesi vicino a Campo Imperatore, all'Aquila, perché la tappa quest'anno arriverà all'Aquila? Sì, quest'anno ci sarà l'arrivo all'Aquila, è una ricorrenza importantissima per me, quindi ci tengo assolutamente a far bene, e a tutti gli abruzzesi diamo questo appuntamento, ma non solo all'Aquila, a tutto il Giro d'Italia in particolare. Ma poi tra l'altro, se non ricordo male, all'Aquila qualche anno fa si è passato primo al traguardo della tappa, che è stato poi il giro dove hai vinto, no? In quel Giro d'Italia lì tu hai vinto la tappa di Sestola e all'Aquila si è passato primo al traguardo intermedio. Sì, l'Aquila era già, diciamo, era già una meta importante durante il Giro 2016, quindi diciamo che bisogna dare il massimo per onorare l'Abruzzo, ma soprattutto per onorare l'Aquila, che è una città importante per noi. Vedo che sorridi perché probabilmente hai ricordato anche una ricognizione di tappa all'Aquila. Ma ricordavo una ricognizione, ma l'esito della ricognizione non lo diamo, dai. Va bene, teniamo i segreti per la tappa dell'Aquila, anzi, chi vuole pedalare con Giulio Ciccone quest'anno può. Il 9 di giugno, la tua Gran Fondo? Sì, il 9 giugno c'è questa nuova iniziativa, un gruppo di amici e sponsor locali hanno pensato di organizzare questa Gran Fondo a mio nome, si percorreranno tutti i colli teatini, quindi tutte le strade dove noi ci alleniamo costantemente, quindi diamo appuntamento a tutti il 9 giugno. Giulio, facciamo un brindisi di in bocca al lupo e soprattutto di buon 2019. 2019 e 19 soprattutto. 19 soprattutto, ci vediamo al Giro d'Italia. Mi raccomando, quest'anno eri di azzurro a Roma, il rosa potrebbe donarti. Speriamo, dai. Bocca al lupo, Giulio. Crepi.